Ed eccoci qua, bentornati a Closing Bell e Fonti. Manca mezz'ora alla chiusura europea. Intanto partiamo velocemente con Wall Street perché i livelli sono molto alti. L'S&P 500 in area 3.838, in rialzo dell'1,05%. Dow anche guadagna quasi 200 punti. Il Nasdaq più 1,77%. Sicuramente senza alcun dubbio oggi la performance migliore è del comparto tecnologico a partire dai FANG, come potete vedere dalla nostra piattaforma. Tutti e cinque ben sopra la parità. In particolar modo Netflix oggi guadagna il 14% insieme ad Amazon il 3% e Facebook quasi il 2% di rialzo. Se ci spostiamo leggermente, vediamo il comparto bancario in sofferenza, se possiamo chiamarla così, perché l'indice KBE ci indica un ribasso dello 0,7%. Morgan Stanley oggi ha riportato le trimestrali, profitti in rialzo del 50%, ciononostante vediamo degli acquisti moderati in rialzo soltanto dello 0,35%, il comparto energetico abbastanza misto e invece un'altra giornata di corsa per quanto riguarda Stellantis. Ne parleremo anche di questo titolo, prezza $17 per azione in rialzo dello 0,89%. Invece, per quanto concerne l'Europa, anche qua stiamo vedendo, se possiamo chiamarlo così, questo rally mode. Il DAX guadagna lo 0,73%, il CAC lo 0,51%, il FTSE MIB in rialzo dello 0,84%. Andiamo intanto a vedere velocemente i protagonisti del FTSE MIB che oggi in particolare sono la 2. Guardate questo rialzo dopo la presentazione ovviamente del piano industriale al 2030 che include A2A ha messo a punto il proprio piano industriale al 2030 che prevede 16 miliardi di investimenti in 10 anni. Sicuramente il piano industriale piace al mercato perché stiamo vedendo dei rialzi molto molto importanti. Intanto per quanto riguarda gli altri titoli, bene anche STM che guadagna quasi il 3%, Moncler in rialzo del 2,37%. Invece, per quanto riguarda il comparto energetico, stiamo vedendo Tenaris, Saipem ed Eni. Per esempio, Tenaris e Saipem sotto la parità, Eni invece sopra la parità. Enel soffre dopo questa maxi multa di cui ne parleremo proprio tra poco, cede mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda le banche, oggi tantissimi acquisti su Unicredit, guardate qua, quasi un rialzo del 4%, bene anche Mediobanca 2% di rialzo ed Intesa lo 0,8% sopra la parità. Noi siamo in compagnia di Sante Pellegrino, CEO SantePTrader.com. Buongiorno e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, un abbraccio a tutti gli amici trader. Sante, ecco, i listini europei si stanno avviando verso, si stanno dirigendo verso una chiusura ben sopra la parità. Che cosa è dovuto a tuo avviso questo ottimismo? Beh, sicuramente abbiamo tutti gli indici, la maggior parte degli indici europei, ma anche di Wall Street, in ipercomprato. Le notizie che arrivano dalle trimestrali sono alcune incoraggianti, alcune insomma lasciano il tempo che trovano, però siamo in questa fase finale di un grande trend rialzista annuale, quindi è molto probabile che si prosegua almeno fino ai primi 3-6 mesi dell'anno verso nuovi massimi, che però purtroppo saranno massimi di rollover, cioè molti gestori stanno cambiando strategie di investimento e quindi tutti quei titoli che abbiamo visto fare grandi performance in questo periodo quasi certamente verranno un po' abbandonati. Ecco, invece per quanto riguarda, partiamo prima delle banche italiane, ci sono delle buone opportunità d'acquisto a tuo avviso? Ma sicuramente io sono un detentore storico di Intesa, nel senso che ce l'ho fisso nel Ah, mio questo lo portafoglio. sappiamo. Ed è sicuramente un'ottima occasione, sempre, perché è la banca che ha dimostrato grandi iniziative in un periodo dove manca la liquidità proprio nelle banche. Vedo di buon occhio BPER Banca perché a livello di fondamentali, ma soprattutto anche sul grafico, ha perso molto, ma si sta rigenerando e riqualificando. Sarà una banca che sicuramente non avrà gli stessi fondamentali di Intesa, ma sarà una banca che potrebbe avere una crescita esponenziale molto forte nel comparto bancario, perché proprio a seguito di quella che è stata l'incorporazione di UBI Banca in Intesa, BPER
BPER Banca ne approfitterà per prendere spazio proprio in quella zona dove UBI Banca verrà meno. Quindi una banca popolare che è sul territorio bergamasco può essere al fianco degli imprenditori e sicuramente un'ottima occasione per investire e per creare economia nel territorio. Allora, prima di spostarci a Wall Street, volevo parlare di due storie molto importanti oggi in Italia. Vi faccio vedere velocemente Eni ed Enel, sono questi due titoli perché sono coinvolti appunto in questa maxi multa. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato la chiusura dei procedimenti istruttori avviati nei confronti delle società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni Gas e Luce, irrogando una sanzione complessiva di 12,5 milioni di euro. Questo ovviamente è una citazione che segue: considerando la gravità della pratica commerciale scorretta attuata dalle due società, l'autorità ha sanzionato Enel Energia per 4 milioni di euro, Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, mentre ha irrogato Eni Gas e Luce una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale, a causa del maggior numero di istanze di prescrizione rigettate in proporzione alle istanze presentate dai consumatori e della recidiva in temi di condotte scorrette relative alla prescrizione. Quanto può avere impatto questa notizia e quanto ci si può fidare da italiano? Questo ovviamente è il primo commento che ti chiedo. Si va verso l'italiano, è un po', come dire, atipico rispetto all'economia, nel senso che l'economia italiana è a macchia di leopardo, quindi questo sicuramente detterà una condizione diversa rispetto a tutto quello che viene trascritto come statistica probabile degli eventi. Quindi è molto probabile che ciò che succederà in Italia sarà completamente disallineato rispetto a questa considerazione. Quindi, giusto per capire, in questo momento credi che questo ribasso che stiamo notando di Enel, che ovviamente è molto moderato, soltanto dello 0,36%, non sia legato a questa notizia? Allora, sicuramente questa notizia impatterà, io penso, pochissimo su Enel, ma per un semplice motivo, perché Enel comunque rimane l'azienda di riferimento delle infrastrutture insieme a Terna, e sono le aziende storiche che hanno costruito la rete elettrica in Italia. C'è sicuramente una divisione dei ruoli a partire da inizio mese, perché c'è il Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia che si sono divisi e utilizzeranno, proprio in previsione, ma soprattutto nell'attuazione del mercato libero, diverse economie politiche per prendere clienti o per mantenere i clienti in piedi. Quindi impatterà poco perché, come ti dicevo, l'Italia è un po' a macchia di leopardo rispetto all'economia, cioè ci sono regioni dove magari è più sviluppata nell'energia, regioni dove invece è più sviluppata è nel Servizio Elettrico Nazionale. Quindi questo bisognerà vedere come impatterà proprio sulle sedi regionali, proprio perché la configurazione dell'Italia particolare, ecco perché riflettevo su questa, facevo brainstorming su questa dichiarazione da parte delle agenzie di controllo e delle agenzie di vigilanza rispetto al mercato libero dell'energia. Allora, intanto spostiamoci verso forse il titolo migliore di oggi a Piazza Affari, A2A. Guardate questo rialzo del 3,5%. Ovviamente A2A ha messo in punto il proprio piano industriale al 2030, che prevede 16 miliardi di investimenti in 10 anni. Di questi, 10 miliardi sono per la transizione energetica e 6 per l'economia circolare. L'utile netto è previsto in crescita dell'8% medio anno e i dividendi di almeno il 3%. Qual è il tuo parere sul titolo, Sante? A2A è un titolo bello soprattutto per lo scalping, è un titolo tra l'altro interessante perché trova, quando è stato fondato, almeno io ero un po' più giovane, trovava due configurazioni politiche di due città completamente diverse, una di sinistra e una di destra, proprio tra Bergamo e Milano e Brescia. Quindi è interessante sempre vedere come questa azienda riesca ad offrire un servizio molto molto
innovativo nella zona proprio lombarda. Sicuramente un titolo che, ripeto, rimane ottimo per lo scalping intraday per tutta una serie di motivazioni, è molto volatile, però a livello aziendale, a livello dei fondamentali, rimane pur sempre un titolo locale destinato a gestire sempre meglio in Lombardia e un po' meno in tutta la parte dell'Italia. Proprio in riferimento a quello che dicevo prima, perché rimane proprietaria delle infrastrutture Enel e Terna, quindi se la gioca ancora per poco in maniera di, come dire, economia di territorio, perché il mercato libero dell'energia è appena iniziato, quindi ci vorrà un po' di tempo affinché possa crescere insieme ad altri player del mercato poi. Ecco, torniamo subito a Wall Street, vediamo anche qualche immagine dell'inaugurazione di Joe Biden, che ovviamente cerchiamo sempre di tenervi informati. Questa è la coppia, ovviamente Kamala Harris e il suo marito che sta arrivando alla cerimonia. Lei sicuramente sta facendo la storia come la prima donna afroamericana. Ecco qua, questa immagine forse è ancora più importante perché questo è Mike Pence. Siccome è Trump, la famiglia Trump purtroppo non è presente all'evento, però è presente almeno la famiglia Pence, da quello che abbiamo visto proprio pochi istanti fa. Credo proprio di aver visto Mike Pence durante la cerimonia dell'inaugurazione. Questo ovviamente è Obama. E Michelle Obama. Allora, Santi, io vorrei chiederti a che cosa è dovuto invece il rally di Wall Street. Secondo te è legato alle trimestrali? Che per esempio, se guardiamo il comparto tech, stiamo vedendo una reazione molto molto positiva, in particolar modo per quanto concerne Netflix. Poi però, se andiamo a vedere le banche, lì dove erano dei risultati molto positivi, c'è la reazione completamente opposta. Quindi è il Biden rally o è trimestrali rally? Bella. Allora, secondo me è il trimestrale rally, però è legato a una dismissione dei portafogli. Tutti i massimi che faremo da inizio, cioè che abbiamo iniziato a fare da inizio di quest'anno fino a luglio-agosto di quest'anno, sono tutti massimi di noise, di rumore, sono tutti massimi di volatilità. Il mio parere è che molti gestori di portafoglio stanno liquidando i portafogli, quindi stanno distribuendo i titoli in portafoglio, perché tra l'EPS, l'Earning Price per Share, e il vero valore di Libro, quindi il valore di analisi fondamentale dell'azione, c'è una grandissima discrepanza, un differenziale che supera il 40% di differenziale tra il vero valore e invece la quotazione. Quindi tutti questi massimi, secondo me, un po' sicuramente c'è l'euforia del cambio del presidente, quindi Biden, democratico, viene visto come una nuova opportunità. Però ricordiamo che è stato il Trump pattern che ha portato a fare nuovi massimi l'America, e secondo il mio modesto parere, siccome i democristiani, a differenza dei repubblicani, sono sempre più operosi verso il volontariato, verso l'accoglienza, verso il sanitario, non riusciranno ad avere lo stesso risultato che hanno avuto i repubblicani invece portando alle stelle Wall Street. Questo è il mio modesto parere. Sicuramente anche il fatto che Bank of America perda sul listino, Bank of America è uno di quei titoli bancari che io seguo, JP Morgan, Morgan Stanley, sono tutti negativi in questo momento, e invece Netflix, che in buona sostanza di fondamentali non ha gli stessi fondamentali che hanno le banche, la dice tutta. Mi spiego meglio. Quello che mi hanno insegnato in banca, soprattutto nell'ufficio titoli, è che quando si prestano dei soldi bisogna avere la capacità di recuperarli. Quindi, se una banca dovesse prestare soldi a Netflix, andrebbe magari a recuperare quelle che sono le strumentazioni elettroniche per andare in onda con lo streaming. Ma si sa che l'elettronica diventa obsoleta, subisce un'obsolescenza molto forte. Quindi, nel momento in cui ci dovesse essere un problema economico con Netflix, sicuramente i giudici non potranno ricavare i soldi vendendo apparecchi elettronici. Diverso è per le banche, che invece investono in strutture immobiliari oppure in aziende direttamente che producono poi utili. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo sul mercato americano. C'è una discrepanza forte tra il vero valore di libro inteso con capitale sociale, patrimonio netto,
e azioni circolanti, è invece quella che è la quotazione. L'earning price for share è completamente discrepante, cioè ha una deviazione standard molto elevata in questo momento. Allora, intanto stiamo vedendo il presidente Joe Biden, ovviamente, e la nuova First Lady che stanno arrivando appunto alla cerimonia dell'inaugurazione. Ti leggo velocemente una domanda di un nostro telespettatore. Buonasera, in ottica intraday è plausibile che il DAX possa toccare nuovamente i 14.000 punti? Il DAX può toccare i 14.000 punti? Nell'ottica intraday penso proprio di sì, per un semplice motivo: siamo praticamente sopra il livello di resistenza a 13.900 punti. L'unico motivo che può spingere il mercato a ribasso è sicuramente uno storno nel mercato americano, ma penso che in giornata non possa accadere questo. Ovviamente l'eventuale rialzo del DAX verso i 14.000 punti potrà avvenire solo adesso si sente la mia campanella di fine lavoro, solo fra poco, perché in buona sostanza andranno via tutti i market maker e liquidity provider che fanno arbitraggi proprio sul DAX, e questo permetterà invece ai trading system che hanno più direzione di potersi spingere verso i 14.000 punti, perché effettivamente quando si lavora sui futures gli institutional lavorano per gli arbitraggi, e quindi durante la giornata, quando si ha un trend ben definito, è perché tutti gli istituzionali stanno coprendo le posizioni o a rialzo o a ribasso. Quindi se la giornata di oggi ha rappresentato per il DAX un pattern dove c'è un doji in buona sostanza, quindi indecisione, è molto probabile che adesso che sono chiusi un po' gli istituzionali si possa prendere una direzione, perché cambiano proprio il modello di trading system, e quindi è molto probabile che ciò avvenga in questa fase di mercato, quindi nel notturno. Però occhi sempre ben aperti, cioè le mie dichiarazioni sono solo analisi. No, sì, certamente, infatti noi rispondiamo alle domande dei nostri telespettatori, poi le decisioni li prendono loro. Intanto ci scrive Enrico Scartozzi, sì. Buon pomeriggio, possiamo chiedere a Sante come vede il petrolio e se secondo lui potrebbero esserci inizi di inversione a questi livelli? Ma io ricordo che sei più brava tu sul petrolio a fare analisi. No, però il mio, guarda, il tuo parere ha un valore maggiore, sicuramente. Io faccio le domande e tu le risposte. Ti ringrazio, io cerco. Poi quando mi inviti nei tuoi live sui social media, do il mio parere tranquillamente. Facciamo questo accordo. A disposizione, my pleasure. Allora, facendo sempre un brainstorming, quindi pensando a quelle che possono essere il mercato come è composto in questo momento e come si stanno evolvendo le situazioni, c'è da dire che il petrolio insieme all'euro sono sempre stati dei futures che coprono il rischio dell'azionario. In questo momento noi abbiamo un azionario che è molto alto, abbiamo un petrolio che sta recuperando dei minimi e abbiamo l'euro che sta recuperando dei minimi. Quindi cosa potrebbe succedere? Che la debolezza del dollaro contro l'euro è rappresentata da un rafforzamento del petrolio. Quindi, secondo un'analisi intramarket, il petrolio potrebbe ancora rafforzarsi nel momento in cui tutto l'azionario venisse giù e soprattutto l'euro va ancora più su a recuperare terreno contro il dollaro. Quindi questa è una vera gestione di portafoglio, che è quello che in questo momento stanno iniziando a preparare tutti i grandi gestori. Mi spiego meglio: quando nel 2008-2009 abbiamo avuto dei massimi storici del petrolio, tra il 2007-2008-2009 quotava quasi $120 il petrolio per barile, da lì poi è iniziata la discesa fino ai $20 che abbiamo avuto storicamente, non va tenuto conto del meno $40 perché in quel momento c'erano proprio quelle macchinette di cui parlavo prima in azione, e quindi nessuno andava in covered call su quel contratto futures che scadeva quel giorno. Quindi per ritornare a noi, il fatto che adesso abbiamo una cassa di compensazione margine garanzia che chiama liquidità e aumenta i margini sull'oro, il fatto che gli indici azionari sono a rialzo, il fatto che il petrolio stia
recuperando terreno e si riporti in quota, a questo punto già qui abbastanza equilibrato, potrebbe avere un ulteriore scatto verso i 56,10 entro la settimana prossima, perché poi cambiamo ciclicità. È l'euro che recupera, è un segnale forte che c'è un cambio epocale in corso, e quindi il petrolio potrebbe continuare a salire se viene confermato il top dei mercati azionari. Quindi nel brevissimo 56,10 è la resistenza ciclica più alta. Nel lungo termine sicuramente il petrolio è destinato a recuperare almeno i 65-72 dollari di livello prezzo, che è un livello intermedio dove poi inizia la vera speculazione. Allora, tra poco invece inizierà il discorso di insediamento di Joe Biden, lo ricordo a chi ci segue. Intanto ci scrivono se possiamo dare uno sguardo anche al titolo, Leonardo, un titolo che abbiamo cercato di presentare ai nostri telespettatori dal punto di vista anche se è un buy o un sell, un'azienda che effettivamente ha avuto tanti problemi negli ultimi anni, adesso ultimamente coinvolta anche in tangenti. Qual è il tuo parere su Leonardo? Perché ovviamente ci hanno richiesto, guardate per favore Leonardo, se possibile ovviamente avere delle domande anche un po' più precise. Intanto Leonardo in rialzo del 4,37%. Allora, Leonardo, come anche altri titoli che costruiscono e vendono nel mondo, e tra questi anche Eni o anche Saipem o anche altre società italiane molto forti nel settore specifico, è una società che paga tangenti, ma perché alcuni paesi stranieri usano la tangente come, tra virgolette, cadeau o ricatto per poter fare business. Quindi ci saranno sempre accuse nei confronti di Leonardo, di Eni, di Saipem, ma vanno analizzate caso per caso. Leonardo è sicuramente un'azienda a forte vocazione internazionale, è un'azienda leader nel settore dell'aeronautica ed è un'azienda che ad esempio è impegnata con i giapponesi per le prossime avventure aerospaziali, quindi nell'universo e nella galassia. Quindi sicuramente un titolo assolutamente da monitorare, assolutamente interessante, anche perché è partita la corsa alla conquista, alla colonizzazione dello spazio. E con il fatto che Tesla si sia portata all'interno dell'S&P, sicuramente anche Leonardo sarà sotto gli occhi dei gestori in questa fase dell'anno e soprattutto negli anni a venire, proprio perché c'è un investimento massivo in queste nuove avventure aerospaziali. Per di più è chiaro che Leonardo ha sofferto di quello che è stata la crisi del Covid, perché produce anche ingegneristicamente parlando congegni per l'aerospazio, e quindi il fatto che si riprendano i voli e si riprendano anche altri controlli di tipo aerospaziali sarà a tutto vantaggio di Leonardo. Questo per quanto concerne l'analisi fondamentale. Per quanto concerne l'analisi tecnica, Leonardo è ritornata positiva perché ha superato quella resistenza che manteneva il titolo sotto il livello dei 6 euro e quindi adesso l'obiettivo è ulteriormente andare a breakout sopra i 6,15 euro e andare a prendere lo swing di 6,54 euro. L'unico motivo per scendere è ritornare sotto gli swing di 5,70 euro, insomma c'è parecchia strada. Allora, intanto ti chiedo ultimissima domanda di un nostro telespettatore marziano da Bologna, un parere su Campari. Intanto noi seguiamo la situazione a Capitol Hill e certamente tu ti stai esprimendo su Campari. Non so se adesso è un titolo che stai seguendo. Campari, sono sempre attento a seguirlo, ma perché ho conosciuto una persona che praticamente è l'erede mai dichiarata di Campari, che ha vinto la causa contro gli eredi Campari. C'ho questo ricordo casuale: a San Pellegrino Terme ho conosciuto questa persona. E quindi Campari lo seguo anche perché, a parte tutto, è un titolo tra i migliori leader al mondo nell'esportazione di bevande alcoliche, ma come aperitivo anche come digestivi, e quindi è molto forte nel settore del food and beverage. È un titolo molto molto tradato a livello anche di gestori di portafoglio ed è un titolo che può dare molte soddisfazioni. Ci troviamo però in questo momento in un trend ribassista e a ridosso di un supporto che è praticamente quello di 8,63. Dobbiamo necessariamente rimbalzare oltre le resistenze di 9 euro per ritrovare forza e riproporci a rialzo verso i 9,30 prima e i 9,50 dopo.
eventualmente un abbandono invece purtroppo di questo livello di supporto, che è il supporto di 8,65, farà andare al secondo supporto più basso, che è quello di 8,45, successivamente verso gli 8,15, dove c'è uno swing fortissimo di mercato. Sante, ti chiedo un ultimissimo parere perché ci stiamo avvicinando alla chiusura, intanto stiamo vedendo le immagini di Capitol Hill, inquadrato era proprio poco fa Mike Pence e Joe Biden, Nancy Pelosi, adesso stanno andando avanti i discorsi soprattutto dei democratici, tra poco sarà il discorso di Biden stesso, il nuovo presidente eletto. Vorrei sentire il tuo parere, che cosa cambia a Wall Street con la nuova amministrazione? C'erano tante previsioni che Wall Street sarebbe andato a sell-off in caso venisse eletto Joe Biden. Beh, queste previsioni effettivamente non sono accadute, ma ciò che è più importante è che cosa segue per Wall Street da ora in avanti, che cosa cambia, se cambia qualcosa? Allora, per Wall Street e per l'economia americana cambierà parecchio. Sicuramente il presidente in carica in questo momento è orientato all'assistenzialismo e questo non piace alle aziende e al capitalismo americano. Quindi questo sarà già impattante nei prossimi mesi. In questo momento il sell-off si sta caricando. Ma ovviamente un conto è il prezzo, come si muove sui mercati, un conto è quello che la maggior parte dei gestori pensa. Io personalmente sono molto legato a un'analisi ciclica mia personale, però la mia analisi ciclica personale mi impone di avere un ritmo della tendenza, ma seguire il prezzo secondo quello che fa. Quindi, in buona sostanza, un trend follower semplice, oppure un mean reversal pattern semplice. Quindi noi andremo in sell-off non appena tutto il quadro economico sarà completato. Il quadro economico completato quale sarà? Il fatto che Powell ha lasciato invariati i tassi e adesso bisognerà vedere se dopo la batosta del Covid si continuerà ad avere un'inflazione crescente, ma con le persone a casa e con i tassi il livello di disoccupazione in crescita la vedo dura. E quindi sarà costretta a mettere mani a quelli che sono i tassi di interessi. La Yellen, che sarà nominata e denominata Ministro dell'Economia, era una di quelle che ha rivisto i tassi di interesse e non è stata propriamente d'accordo con le politiche di Trump. E quindi sicuramente ci sarà da mettere mano al portafoglio. E questo sicuramente comprometterà le scelte dei gestori sugli investimenti a Wall Street, tenendo presente che Giappone ed Europa sono rimasti al palo per diversi anni. Sono quei mercati che non hanno recuperato e non hanno segnato i massimi, come invece Wall Street ha fatto. Anche se all'interno dell'Europa e un po' nel Giappone bisogna andare, come dicevo prima, macchia di leopardo, cioè a selezionare bene i comparti su cui investire, perché alcuni titoli effettivamente hanno sovraperformato. Assolutamente sì, e ci era arrivata una domanda appunto in vista della nuova amministrazione, di questo grande cambiamento che ci attende. Qual è il settore che consiglieresti osservare e andare ad acquistare? Per Wall Street sicuramente il settore dell'energia, perché è stato praticamente accantonato in tutti questi anni di crescita di Wall Street. Faccio l'esempio di General Electric, che non si è molto riscattato rispetto ad altri titoli. E continuo ad essere convinto che il settore dell'energia sia un focus operativo molto importante anche in altri panieri di altre borse internazionali, perché l'uomo è sempre più attento a un'energia circolare, a un'economia circolare, al rispetto dell'ambiente. La stessa Stellantis ha detto e ha dichiarato che più di 20 modelli saranno completamente dedicati all'ibrido e all'elettrico, che non inquinano. Intanto, in un flash, proprio il tuo parere su Stellantis, che in questo momento rallenta leggermente, prezzo $16 per azione, meno 0,30%. Allora, sicuramente se dovessimo fare un valore di libro e quindi fare un'analisi fondamentale, Stellantis è da comprare tutta la vita perché si trova in pole position, quindi al primo posto rispetto a tutte le case produttrici di automobili in
in questo momento. Per quanto riguarda invece il lato tecnico, è sempre un titolo che in questo momento deve essere ricalcolato a livello dei grafici, perché ovviamente prende una nuova quotazione. In questo, nei ricalcoli, sia nei valori ottimali di libro che quelli dei grafici, era molto brava la nostra banca Comit, che purtroppo non c'è più e che in questo momento avrebbe sicuramente apprezzato l'operazione, e quindi io dico sui fondamentali si cresce, però a livello di borsa il fatto che è quotata su più piazze finanziarie e il fatto che si trova ad essere quotata in un momento storico di mercato che è in distribuzione comporterà purtroppo un ribasso nei prossimi anni. Grazie mille a Sante Pellegrino, CEO SantePTrader.com, grazie per la tua preziosa analisi e buon proseguimento. Grazie a te Alexandra, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti gli amici trader e buon trading a tutti. Allora, noi andiamo a vedere velocemente la chiusura europea, abbiamo sfiorato per oggi una giornata a particolare, si sta scrivendo la storia degli Stati Uniti, abbiamo visto più volte le immagini della inaugurazione, dell'insediamento di Joe Biden. Un nuovo inizio per gli Stati Uniti, sicuramente tanti cambiamenti come abbiamo parlato appunto sinora con i nostri analisti, ma anche con lo stesso Sante Pellegrino, un grande cambiamento anche per Wall Street senza alcun dubbio. Intanto per il momento la reazione dei mercati è molto positiva, DAX chiude in rialzo dello 0,7%, CAC chiude in rialzo di 0,5 punto percentuale, tanto ottimismo anche per quanto concerne il FTSE MIB, intanto è sopravvissuto dopo il voto in Senato anche il governo Conte bis, ma non si sa fino a quando. Questo però è come il mercato accoglie la notizia, forte giornata per il comparto bancario, guardate Intesa ed Unicredit, Unicredit in particolare ha segnato un quasi più 4%, bene anche Mediobanco, 1,63 di rialzo, Tenaris e Saipem ben sotto la parità, Eni in rialzo di 0,6%, i titoli migliori senza alcun dubbio oggi erano STM più 2,29%, Moncler più 2,22%, però sicuramente A2A chiude in rialzo quasi del 3,5%, batte tutti a livello di performance. Lo spread rimane stabile, lo spread sempre tra il BTP e Bund a 114 punti base, il decennale italiano a 0,61 e Wall Street on a rally mode, se possiamo chiamarlo così in questo giorno storico per gli States, l'S&P in questo momento guadagna l'1,05%, Dow guadagna 170 punti e il Nasdaq Composite in rally del 1,60%. Questo era tutto da parte nostra, grazie mille per averci seguiti in questa giornata storica per gli Stati Uniti, ci rivedremo in diretta domani esattamente alle 9. Grazie e buon proseguimento.